Ciao amici, buonasera a tutti. Guardate cosa ho qua, un bel trancio di tonno alla lunga. Oggi me lo faccio con una montagna di basilico, l'ho appena tagliato, bellissimo. Aglio e pomodorino in padella. Ricetta velocissima, semplicissima, ma gustosissima per far esaltare questo pesce. Tonno alla lunga, tonno bianco, viene chiamato anche così. Quindi, per tutti quelli che dicono non è tonno e spada, questo non è tonno. No, il tonno non è solo tonno rosso, ci sono tanti tipi di tonni. Il tonno alla lunga è un tonno meno pregiato, più povero, però per una pesca sostenibile consiglio sempre di utilizzarlo perché ha le sue particolarità. Quindi è ricchissimo di proprietà, tanto quanto gli altri tonni. Per cui vi consiglio di seguire la ricetta, farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e ci vediamo più tardi per l'assaggio. Comincio col prepararmi gli ingredienti. Taglio a metà i pomodori. Sto usando del pomodoro ciliegino, molto pratico per fare i sughetti. Adesso l'aglio lo taglio a pezzi grossolani perché deve dare un bel po' di sapore, un bel po' di aroma. Non deve però bruciare in padella e soprattutto può essere visto e levato. Adesso trito il basilico. Questa operazione va fatta dopo averlo lavato e asciugato per bene. Ci deve essere meno acqua possibile per evitare che possa anche diventare amarognolo. Il basilico diventa amarognolo quando tritato è ricco d'acqua e poi diventa amaro anche ad altissime temperature. Quindi è il caso di tritarlo velocemente. Possibilmente a mano con un coltello per evitare con il macinino elettrico di riscaldarlo più di tanto. Nel caso in cui vogliate usare il macinino, dovete raffreddarlo in frigorifero oppure addirittura congelare le foglie di basilico in freezer, così proprio non c'è pericolo che diventi amaro. Fondo di olio extravergine d'oliva in una bella padella capiente, tanto per farci stare, non appena l'aglio si riscalda, la fettona di tonno bianco. Ecco qua, una bella fetta di tonno alla lunga bianco che, dato la pochissima cottura che farò, è sempre meglio abbatterlo. Quindi se avete un abbattitore professionale, bene, altrimenti lasciarlo in freezer a 4 stelle per 96 ore in modo da scongiurare qualunque tipo di pericolo. Quando si mangia il tonno poco cotto o crudo, è sempre meglio avere un procedimento di abbattimento. Ed io per sicurezza ogni volta che mi procuro del tonno lo metto sistematicamente nel freezer. Così sono sicuro di poterlo mangiare quando voglio, come voglio, cotto, crudo, poco cotto, eccetera. Adesso una bella sfumata con il vino bianco. E poi ci siamo. Non appena evapora l'alcol, dopo pochi secondi, posso togliere la fetta dalla padella e metterla da parte. Quindi, come potete notare, il tempo di cottura sarà un minuto, massimo un minuto e mezzo, ma anche troppo, dipende chiaramente dallo spessore. Questa è una bella fetta grossa, quindi un minutino ci vuole per poterlo fermare. Ecco qua, adesso posso fare il fondo con i pomodori. Li lascio riscaldare, do una condita a piacere con sale e pepe, questo molto a discrezione, e poi li schiaccio un po' con il cucchiaio, con una forchetta, insomma, faccio uscire un po' di sughettino. Ecco qua, e quindi cerco di creare un po' di umido. Una volta che ho schiacciato qualche pomodoro e quindi che ho creato una base un po' liquida e tra l'altro cremosa, non faccio altro che mettere il basilico. Ora abbasso moltissimo la fiamma perché deve essere quasi spenta, non può bollire, cuocere più di tanto il basilico. Vedete, infatti lo butto praticamente tutto, creo una crema di pomodoro e basilico. Faccio un po' di spazio per rimettere all'interno della padella la fetta di tonno e farla praticamente leggermente riscaldare. Recupero tutto il suo sughetto e poi sopra la fetta di tonno, per insaporirsi meglio, metto il fondino di pomodoro e basilico. Ecco qua, posso chiamarlo un pesto veloce in padella.
Penso di sì. Guardate che meraviglia. Adesso una sfiammata rapidissima per riscaldare leggermente il tonno che si è ovviamente raffreddato e stop. Adesso posso levarlo e servire. Lo porziono, levo la spina e lo servo sul piatto. Guardate che meraviglia. Ecco qua il piatto finito, un po' di insalatina e adesso assaggio. Il profumo è stratosferico. Guardate un po'. Cottura, avete visto, brevissima e rapidissima. Oh, vabbè. È stravanato. Eccezionale, eccezionale. Fatela perché ne vale la pena. Ciao, alla prossima ricetta. Okay.